Ciao uomini nudi e benvenuti in un nuovo video. Mentre siamo qui sul mio desktop, che è molto trasgri, perché voglio dire, come vedete, io metto sempre sfondi molto VIP, molto belli, molto fantasiosi, vi voglio dire una cosa. Qualche tempo fa su Facebook vi ho fatto una domanda. E se è arrivato fin qui già stai pensando: cavolo, ma io non ce l'ho su Facebook, non gli ho messo mi piace alla pagina, né tantomeno aggiunto agli amici. Male, per questo verrai picchiato selvaggiamente per 8-9 ore. Ma non ti preoccupare, fai ancora in tempo, vai su Facebook e cerca Dark Lucifer, così potrai mettere un bel mi piace, iscriverti, seguirmi, insomma potrai fare tutte queste belle cose. Ovviamente tutti i link ve li lascio qua sotto in descrizione, ci sarà anche il link al mio profilo privato, così potrete aggiungermi. Ma torniamo a noi. In questo video voglio parlare di TeamSpeak 3, nonché TS. Spesso e volentieri lo sentite, ma penso che molti di voi già lo utilizzano. Per chi si sente un po' tagliato fuori e per chi ancora non l'ha installato, soprattutto oggi vi farò vedere da dove scaricarlo e una volta installato vi darò l'indirizzo per accedere al server pubblico Dark Lucifer. Direi che per iniziare basterebbe scrivere TeamSpeak su Google e verrete portati sicuramente a questa pagina. E senza perderci troppo in chiacchiere, anche perché non servirebbero, andiamo su download. Per chi ha Windows l'unica scelta sarà quella tra 32 bit e quello a 64. E se qualcuno ha dei dubbi basta andare su Start, poi Computer, cliccare di destro, Proprietà. Quello che ci interessa è scritto qua, tipo di sistema. Nel mio caso, come vedete, il sistema operativo è a 64 bit. Andrò a cercare appunto quello per Windows a 64 bit e farò partire il download. Non vi preoccupate perché è un programma veramente molto molto leggero, sotto i 30 mega, quindi farà veramente in fretta a scaricarlo. Per installarlo è ancora più semplice perché basterà andare sempre avanti, non ci saranno grandi impostazioni da inserire. E qua possiamo chiudere il sito. E una volta finita l'installazione ci troveremo davanti a questa finestrella, come vedete ci sono scritte icone e altre cose. Direi di iniziare andando su impostazioni, opzioni, e nel caso il vostro TeamSpeak fosse in inglese sarà molto semplice, basterà andare su Italian. Se non lo trovate nella lista basterà fare scarica altre traduzioni e scegliere l'italiano. E una volta scaricato basterà fare installa, finito, fa tutto da solo. È di una semplicità incredibile. Poi potremmo per esempio andare su riproduzione e mettere come dispositivo di riproduzione magari la scheda audio che poi porta alle casse, o semplicemente il nome delle casse, lì dipende dalla vostra scheda audio come si fa chiamare. Nel mio caso io ho la Sound Blaster Z e quindi faccio Sound Blaster Z, però come vedete c'era un botto di roba volendo. In cattura ancora più semplice, nel dispositivo di cattura inserirete il nome del vostro microfono. Nel mio caso vabbè lo Yeti, ma potrebbe essere altre mille cose, questo è poco ma sicuro. Altra cosa che andrà fatta direttamente qua, io vi consiglio di farla subito, sarebbe il push to talk. Come vedete nel mio caso il push to talk verrà attivato dalla barra spaziatrice, ma l'ho scelto io. Basterà cliccare col mouse e scegliere un tasto della tastiera. Volete la D? Benissimo, si utilizzerà la D. Volete la barra spaziatrice? Bene, si potrà usare quella. Insomma, scegliete voi quella che vi interessa. Però in realtà quello che non interesserà sarà la attivazione automatica della voce. E ora mi chiederete: allora perché cavolo mi hai fatto fare questo passaggio? Avete ragione, ma c'è un motivo, perché può capitare alle volte che per delle cuffie tenute troppo alte o semplicemente per le casse accese insieme al microfono qualcuno di voi potrebbe fare eco, e quindi all'interno di un server con altre, non so, 2, 5, 10, 100 persone, non so quanti saremo, una persona che fa eco potrebbe dare non pochi problemi. Quindi il moderatore, nonché l'admin o chi che sia, quasi sicuramente al posto di kickarvi o bannarvi, quindi mandarvi fuori dalla stanza, che non avrebbe senso, anche perché voglio dire è pubblica ed è giusto che tutti possano entrare e restarci, vi attiverà il profilo push to talk, in pratica proprio la prima cosa che vi ho fatto vedere. Quindi voi per parlare dovrete tenere premuto la barra spaziatrice, nel mio caso, o il tasto che comunque avrete scelto voi, e così da poter parlare e ridurre l'eco al minimo. Ovviamente se ve lo si dice sarebbe buona norma, non so, mettere delle cuffie, abbassare un po' i volumi, insomma poi ci metteremo d'accordo. Se qualcuno di voi fa eco comunque si analizzerà caso per caso per cercare comunque di dare un server che non sia proprio tipo una cattedrale, che uno dice una parola e si sente l'eco per 200 volte, non sarebbe bello. Potrei farvi vedere mille altre cose, ma quello che interessa di più forse è questo. Nel mio caso io per esempio ho portato il livello della cattura a quasi meno 10, ma lì poi anche quello bisognerà vederlo insieme, perché magari c'è qualcuno che urlerà pesantemente, qualcuno che invece non si sentirà affatto, e lì dipenderà molto dalla regolazione del microfono, quindi alzare il microfono o abbassarlo. Se qualcuno anche con l'attivazione automatica rimane sempre acceso perché il microfono è troppo alto e basterebbe anche solo abbassare un po' questo,
questa lineetta, come vedete, e questo lo faremo poi insieme. Non sto a dirvelo adesso, che tanto sarebbe solo noia allo stato puro. Quindi direi che quello che c'era da fare l'avete fatto. Una volta cliccato su segnalibri e poi gestione segnalibri, si aprirà questa finestra. Oh mio Dio! Intanto, se volete preoccuparvi di meno, basterà schiacciare su di meno. Come vedete, già i problemi si dimezzano. Su etichetta potrete dare nome al server, quindi il mio, ovviamente sarà il nome che utilizzerete voi per riconoscerlo, non è che cambierà il nome del mio server, è ovvio. Poi nell'indirizzo dovrete scrivere 93.186.251.13.2.9809. Ovviamente questo indirizzo lo troverete anche qua sotto, non è che adesso lo dovete fare mentre sentite il video. E come nickname lo sceglierete voi, potrete mettere qualsiasi nick che vi passa per la testa. Una volta fatto questo, date applica e così nella lista dei segnalibri ci sarà il mio nuovo server. Quindi basterà ritornare su segnalibri e andare su, nel mio caso, Dark TS Pubblico. Voi sceglierete il nome che più vi garba. E voilà! Siamo direttamente all'interno di TS. Come vedete, in questo caso io ho selezionato queste due icone. Con questo tasto potrete disattivare il microfono e con questo le casse. Quindi ricapitoliamo: se disattiviamo il microfono noi sentiremo gli altri, ma loro non sentiranno noi. Se disattiviamo le casse anche noi non sentiremo assolutamente niente di quello che accade. Può servire quando magari, non lo so, dobbiamo parlare con qualcuno, ci arriva una chiamata al telefono, insomma mille cose. Disattiviamo questi due e siamo a posto. Poi per riattivarli è semplicissimo, si riclicca e basta. Ed ecco il TS pubblico di Dark Lucifer, che bello, era una vita che lo volevo. Per adesso è un 100 posti, che a parer mio non sono pochi. Se poi l'affluenza sarà così alta da dover richiedere altri posti, vorrà dire che aumenteremo i posti, eccetera eccetera. L'importante è che sappiate che questo server è pubblico, quindi non c'è password, verrà abbellito. Questa è ancora la beta, però vabbè, ci sarà magari la stanza quella pubblica, la principale, quella dove ci si incontrerà tutti quanti, dove potremo anche parlare tra di noi, potrete conoscere, io potrò conoscere voi. All'interno del server TS ci saranno anche dei moderatori, quindi persone che nel caso di problemi potrebbero aiutarvi. Ho fatto questo TS oltre che per avere la possibilità di parlare con voi, anche magari per dare la possibilità a qualcuno che magari vuole registrare l'audio con gli amici, però non c'ha voglia di pagare per un server TS, o semplicemente non, più che altro pagare per un server grosso di TS. E quindi, se vi fa piacere, se volete, qua dentro potrete entrare tranquillamente tutti quanti, gratuitamente, ci mancherebbe. E se avete bisogno di una stanza per registrare o per qualsiasi altra cosa, io ve la posso creare, sia io sia i moderatori che ci saranno all'interno. E così potrete registrare con i vostri amici senza dover pagare niente e avrete comunque il vostro spazio. Ci saranno ovviamente un botto di spazi che creeremo col tempo, vedremo quelli che andranno di più, quelli che andranno di meno. E questo sarà, secondo me, un gran bel ritrovo. Ci tenevo a fare questa cosa da un bel po' di tempo. Ovviamente quando uscirà questo video penso che il server sarà mutato non di poco, quindi ci saranno scritte fatte meglio, ci sarà magari una grafica rifinita meglio e cose di questo genere. E il video finisce qui. Spero realmente che questa cosa vi possa interessare, oltre per conoscerci meglio, ma anche per avere un vostro spazio, per avere le vostre stanze, per potervi conoscere anche fra di voi, perché alle volte magari il bello è anche quello, magari persone che giocano allo stesso gioco, che però magari giocando su PC non hanno la possibilità di conoscersi nel vero senso della parola, magari su TS giocando in una stanza tutti insieme ci sarebbe modo invece di farlo, e questo potrebbe essere una cosa carina. Spero apprezziate quello che sto facendo. Se vi fa piacere, entrate subito, immediatamente. Tutti i link utili sono in descrizione. Il server adesso c'è, io ci sono, sto aspettando solo voi. Entrate numerosi, alla prossima, ciao belli.